Ciao a tutti, mi chiamo Enrico Palermo, ho 16 anni e questo è il mio primo video. È un video presentazione dove appunto voglio presentarmi. Allora, vengo dalla Sicilia, in provincia di Trapani, e frequento il liceo scientifico potenziamento a lingua francese. Infatti, frequento il corso ESAPAC, cioè dal terzo anno in poi incomincio a fare letteratura francese e la storia in francese. Allora, un po' riguardo me, posso dire che riguardo la musica amo tantissimo Ariana Grande, la mia cantante, ma lo stesso personaggio più cui mi ispiro, ecco. Mentre per quanto riguarda passioni che a me piacciono fare tantissimo, è sicuramente la recitazione, amo tanto recitare. E una delle mie più grandi passioni che non ho mai avuto l'occasione per poter mettere in atto dal momento che vivo comunque in una cittadina abbastanza poco conosciuta, questo lato il punto di vista, però a mano sto cercando comunque di riuscire a realizzare questo mio sogno. Infatti a giugno mi hanno richiamato per una serie TV e spero tantissimo che sia andata bene, perché se è andato tutto bene, tra non molto dovrei iniziare. Non posso dire nulla riguardo perché mi hanno fatto firmare e scrivere delle carte, delle cose in cui appunto non potevo parlare, dire nulla, però posso soltanto dire che è una serie TV fighissima, proprio bella, che io vedrei tantissimo. Non è quel genere di serie TV che io guardo, però diciamo che è stata molto convincente già soltanto leggere la trama, ecco. È uno di quei film che tu dici: oddio, è molto interessante, perché non è il classico genere di film scuola. Magari problemi adolescenziali, cose così, ma tratta magari più di avventura, quindi è molto figo. Quindi spero che comunque sia andato tutto abbastanza bene. E nulla. Allora, perché sicuramente molti stanno chiedendo perché io sto iniziando tutto ciò. Allora, non so effettivamente quanto questo canale possa durare. Però posso dire che ho sempre voluto portare una parte di me su YouTube, non so, mi è sempre piaciuto questo lato di esternare, condividere tutto con questo grande pubblico, perché giustamente YouTube è formato da tante persone, poi chiaramente non tutti la vedono, però sei sempre comunque soggetto a essere visto da tutti, da chiunque. Però diciamo che non la vedo YouTube, cioè non la vedo come un lato di lavoro, cioè non la vedo come un lavoro vero e proprio, giustamente. Infatti non penso di etichettarmi o etichetterò mai con il nome di YouTuber, ma semplicemente perché non lo considero un lavoro, ma ho un'opinione mia. Ma cioè per cosa mia personale, non perché altri non lo possono fare come lavoro, giustamente possono fare, però per me potrebbe soltanto essere come un video diario, canale diario, forse magari perché ho vissuto comunque gli anni in cui andava tantissimo Greta, e infatti è una delle mie YouTube preferite, ma sia al tempo, ma anche adesso la seguo tantissimo, per quanto può essere criticata, tanto criticata questa influencer, personaggio, come vogliamo chiamarlo. Amo tantissimo il suo modo di fare, il suo modo di essere, il modo che ha di condividere le cose con gli altri. Se magari qualche cosa non va fatta, ma lei la fa, cioè secondo me non va criticata, ecco, ma lei, come anche le cose che fanno gli altri, mi riferisco a lei perché comunque io principalmente seguo lei come YouTuber, tranne qualcun altro,
ma diciamo che ho adorato tantissimo i tempi in cui appunto lei pubblicava i video, e infatti era una fonte ispiratrice tantissimo. Però diciamo che la filosofia che io ho è quella di dire appunto tutti quanti siamo umani, quindi dico perché lei non può sbagliare. Se lei sbaglia o comunque le fa un qualcosa, non vedo perché deve essere comunque criticata. Se la cosa non ti piace, cioè passa avanti, non perdere il tuo tempo e la tua vita a commentare un commento negativo che non è per nulla costruttivo, cioè l'offesa non è costruttiva. L'offesa quella critica fatta costruttiva, quella dove magari comunque lo youtuber, il personaggio, chi che sia, può trarre comunque da questo insulto, tra virgolette, questo insulto costruttivo, un qualcosa per cui può cambiare e migliorare, ma l'insulto in sé per sé è inutile, a parere mio. Non che debba essere fatto soltanto dalle cose belle, deve essere detto soltanto dalle cose belle, però l'insulto, diciamo che ce n'è abbastanza su i social, il web in generale, quindi non credo ne abbiamo di bisogno ancora dell'altro. Infatti immagino chiaramente che questo video ne avrà tanti insulti, perché uno chiaramente è l'inizio, due chiaramente non sono perfetto, quindi giustamente ci saranno gli insulti. Però una volta che ti esponi su internet, tu lo sai, infatti non ho mai fatto mai un video, non ho mai voluto portare un contenuto di questo genere su YouTube, perché non lo so, sai, si ha sempre quel timore quando tu pubblichi qualcosa su internet, è sempre un po' un'incognita, ecco, come dire, come se sei su una giostra, su una mini in italiano, un roller coaster, vabbè, mi avete capito? Cioè, non sai mai se da quella giostra te scendi che sei vivo, oppure no. Se sei vivo e vuoi rifarlo, per esempio, cioè se sei prendi ci rimani, oppure scendi e lo vuoi rifare. È sempre un'incognita, ecco, perché comunque devi sempre fare il caso che ti stai esponendo su un social dove sei visto da tante persone, puoi essere visto da tante persone, giustamente, quindi è sempre, c'è un po' di timore a pubblicarlo o non pubblicarlo. Vabbè, penso che lo sappiate comunque queste cose. Ok, non so se ci sarà un prossimo video, ci sarà un continuo, un qualcosa, non lo so sinceramente, però boh, avevo questa voglia di parlare, di presentarmi. Oggi è 27 giugno 2019, boh, così giusto stile informativo, magari lo vedrò qualche anno o cioè, non lo so. Oddio, ieri il compleanno era grande. Ok, io ho fatto già gli auguri. Giustamente non mi ha calcolato, però vabbè, normale. Nulla. Penso che per adesso è tutto. Io vi saluto. E ciao, alla prossima. Non lo so. Ciao.